10 dicembre 2012, siamo qui in Piazza Santi Apostoli a Roma, c'è una manifestazione della comunità tibetana. Siamo in compagnia di Nima, presidente della comunità tibetana in Italia. Nima, che cosa sta succedendo? Allora, oggi occasione di giornata mondiale per diritti umani. Allora, tutta la parte del mondo dove c'è i tibetani fanno una manifestazione per sostenere anche i tibetani che immolano in Tibet. Normalmente dal governo tibetano, siccome in Tibet succede questo, adesso quasi arrivano 96 persone immolate, gravissime istituzioni, tanti giovani, il governo tibetano ha organizzato un evento girato dal 6 luglio e tutto il mondo è fiamma della verità, ha organizzato pure in Italia, in America, in Europa, in Asia, tutta la parte. Oggi stesso giorno, 10 dicembre, loro consegnano firma che raccolto da tutto il mondo, e, per esempio in Ginevra c'è l'ufficio dell'ONU, quello che raccolto da tutta l'Europa consegna oggi l'ufficio di Ginevra ONU di Svizzera. Raccolto tutto firma in America, New York e ufficio dell'ONU, poi in India c'è Delhi, c'è un altro ufficio. Allora, stesso giorno 10 dicembre, tutto quello che raccolto firma per sostenere la causa tibetana consegnano oggi. Per questo motivo dovunque c'è tibetani oggi fanno questa preghiera e sostenere i tibetani in Tibet. Per questo motivo anche noi siamo qua, oggi abbiamo organizzato per questa preghiera e anche chiedere una voce per solidarietà per il popolo tibetano, perché è un momento così difficile, per questo immolati sono, non sappiamo come possiamo fermare, perché loro sono arrivati a un punto di estrema disperazione e gravissima situazione tibet, e loro proprio hanno dato fuoco al loro stesso corpo. La maggior parte sono 18-19 anni, giovanissimi ragazzi, sono cresciuti, nati sotto il regime della Cina, non sapevano, non è mai vissuto un Tibet libero loro, non è mai visto sua santità Dalai Lama, ma questi ragazzi che cresciuti sotto il regime cinese oggi danno fuoco al loro corpo per sacrificare la loro vita per causa tibetana, per il nostro popolo e il nostro paese. Per questo, da parte del governo tibetano, noi abbiamo mandato tante volte lettere, dice fermare, non fare, ma loro non si ferma, perché questo dipende dal governo cinese, perché loro sono responsabilità, perché causa dell'occupazione Cina in Tibet è così pesante, così violento, una disperazione, loro fai questa azione. Per questo, se il governo cinese cambia una soluzione in Tibet, situazione in Tibet, allora loro magari fermerà questa estrema azione. Beh, spero. Grazie Nima. In compagnia di Thubten Tenzin, che è ex rappresentante della comunità tibetana in Italia, gli chiediamo qualche considerazione sulla posizione dell'Italia rispetto al Tibet a livello internazionale. Riguarda la posizione italiana del governo sul Tibet, gravissima situazione in Tibet, è molto deludente. La comunità tibetana in Italia ha grande rammarico sul silenzio del governo italiano sulla gravissima situazione in Tibet, e ci dispiace che il presidente Monti è andato in Cina, ha lodato, riconosciuto tanto la grandezza economica della Cina, ma ha ignorato completamente i diritti umani, e quindi questa è una cosa molto triste. Voglio ricordare che in Germania la Commissione dei diritti umani della Germania ha fatto un appello per inviare dei investigazioni indipendenti in Tibet. Nel Senato di Francia anche c'è stata una richiesta proprio aperta di risoluzione, di condanna verso quello che sta succedendo in Tibet. Purtroppo in Italia c'è un silenzio assordante, e è triste anche vedere che rappresentanti dei governi, che è un regime cinese, arriva e incontra il signor
Monti e il signor Prodi in privato, queste persone che sono leader di una nazione democratica e grande come l'Italia, in certo modo approva tutto quello che il regime cinese sta facendo in Tibet, sta completamente in silenzio. A questo punto io dico, che cosa serve a commemorare la fine del fascismo in Italia, la fine del nazismo in Europa? L'Italia ha vissuto questa esperienza, ma adesso alcuni, soprattutto dei leader e anche qualche industriale, fanno di tutto in modo che in Italia riguardo al Tibet non succeda niente. Questo è veramente vergognoso e non coincide con l'opinione pubblica italiana. Questo è triste. Tu pensi che possono avere in questa cosa un ruolo anche, diciamo, quelli che sono i rapporti economici, le aspettative, gli investimenti in Cina? Guarda, investimenti in Cina lo fanno, non dico che è sbagliato del tutto, perché rapporto avere non è problema. La Cina ha bisogno di Italia, di Europa, però si può, questo investire in Cina non necessariamente significa che uno deve per forza stare zitto e inchinare tutta la testa a tutto ciò che la Cina dice. Questo è grave, cioè un paese europeo importante come l'Italia che non dice niente sulla violazione dei diritti umani gravissima in Cina, è come se fosse niente, si va lì, fa accordi e torna. Questo approva, questo rafforza il regime, questo è gravissimo. Grazie, gli diamo appuntamento su Libri.tv, grazie. Perché il 10 dicembre non sia una giornata inutile dei diritti umani, ma sia una giornata che denuncia, che denunci tutto quello che avviene nel Tibet. Poco fa parlavamo con Gianni e gli spiegavo che la Cina continua ad avere questo atteggiamento di ostracismo totale e c'è questo muro di cemento armato nei confronti del Tibet. Quasi un centinaio di persone si sono autoimmolate in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi. Ancora oggi c'è giunta notizia di un'altra persona che si è autoimmolata e queste cose non possono avvenire nell'indifferenza soprattutto delle Nazioni Unite. Oggi a Ginevra, a New York e alla rappresentanza delle Nazioni Unite in India, i rappresentanti del Tibet si sono recati negli uffici di rappresentanza delle Nazioni Unite per segnalare, per denunciare il fatto che questo problema alle Nazioni Unite non c'è ed è uno dei problemi invece più importanti sotto la voce dei diritti umani, perché dobbiamo pensare a tutte quelle persone che non possono neanche esporre l'immagine di Sua Santità il Dalai Lama nel popolo tibetano. Nel territorio tibetano e che si sono visti già distruggere oltre il 90% dei monasteri, dove è impedita la manifestazione della libertà religiosa, dove è impedita la manifestazione della cultura e della civiltà così importante per il messaggio di non violenza che il buddismo tibetano promuove nel suo popolo. È ora che le Nazioni Unite, che la classe politica, noi nel nostro piccolo Roma tentiamo di fare anche qualcosa per questo e speriamo che ci sia una presa di coscienza seria e che le parole diritti umani non siano solo una frase, una parola o delle parole di retorica, ma diventino un esempio concreto di impegno per difendere la cultura, la religione, la civiltà tibetana. Non possiamo rimanere indifferenti a questo. Abbiamo partecipato alla marcia non violenta qui a Roma, che ha girato in 27 tappe in tutta Europa. In America c'è stata un'altra grande marcia che si è conclusa formalmente oggi, quando davanti alle Nazioni Unite i tibetani si sono recati a portare questa raccolta firme, questo sollecito affinché le Nazioni Unite diventi prioritaria la questione tibetana. È ora che tutti
i cittadini, i comuni, le regioni, il Parlamento, i governi si muovano e non lasciano nell'indifferenza la tragedia del Tibet. Noi non ci stancheremo mai di stare sotto la pioggia, di stare nelle piazze, anche in piena solitudine, per testimoniare quanto siamo vicini ai tibetani. Oggi i radicali sono anche a Bruxelles in questa grande marcia che si recherà e arriverà fino davanti all'ambasciata cinese. Il fatto che a Bruxelles ci sia questa marcia è molto significativo perché l'ambasciata cinese è anche la rappresentanza davanti alla sede dell'Unione Europea. Quindi il fatto che anche lì centinaia e centinaia di tibetani insieme ai radicali, insieme a ONG, a organizzazioni umanitarie marcino davanti all'ambasciata cinese ci fa ben sperare. Anche a Torino e anche in altre località ci sono sit-in in tutta Europa. Non possiamo noi rimanere indifferenti anche a Roma di per quello che siamo qui. Speriamo che l'impegno che la Regione Lazio ha votando una mozione qui nel territorio che sta intorno a Roma, l'impegno non siano solo parole ma diventino anche fatti. La mozione che è stata approvata in quasi 20 regioni italiane grazie alla campagna che abbiamo promosso qui dalla Regione Lazio in tutta Italia diventi un elemento politico di grande impegno per tutte quelle regioni che hanno votato mozioni vincolanti e che impegnano i loro rappresentanti a battersi affinché nel Tibet si affermi la democrazia, si affermi la civiltà, si affermi soprattutto la tutela e la difesa del popolo tibetano. Grazie a tutti voi. Grazie a Radicale, signor Sergio. Ora passo parola al presidente della comunità Italia Tibet, presidente Claudio Cartelli. Grazie. Libre TV ha questa manifestazione a favore dei diritti e del diritto del Tibet e rispetto dei diritti umani. Incontriamo Sergio Rovasio, che è consigliere generale del Partito Radicale Transnazionale Non Violento e Transpartito. Sergio, questa sensibilità radicale alla battaglia dei tibetani è una cosa insomma abbastanza vecchia in qualche modo, però purtroppo è sempre attuale, sempre più urgente. Ma sì, intanto oggi è il 10 dicembre, è la giornata mondiale dei diritti umani e quindi è giusto che questa data venga ricordata sottolineando l'oppressione, la violenza che subisce il popolo tibetano a causa dell'ostracismo della Cina che, pur essendosi impegnata ad avviare un dialogo con i tibetani, purtroppo continua a prenderli in giro sostanzialmente. Anche la delegazione composta dal governo tibetano in esilio, che 2 anni fa ha avuto dei colloqui ufficiali con i cinesi, è letteralmente stata presa in giro. A fronte di questo, totale muro di odio, di repressione, di violenza, avviene quello che è sotto gli occhi di tutto, ovvero che in Tibet siamo già arrivati a quasi 100 autoimmolazioni, cioè di persone che sia in Tibet, sia in India, sia in altri paesi del mondo si sono autoimmolati per porre l'attenzione della grande tragedia umana che sta vivendo il popolo tibetano. Quindi è importante sottolineare e impegnarsi ognuno nel nostro piccolo. Il Partito Radicale da sempre è al fianco della lotta non violenta dei tibetani, proprio perché il Partito Radicale non violento da sempre ha compreso di come il tentativo di dialogo del Dalai Lama e anche delle autorità civili dei tibetani, io parlo sia del Parlamento tibetano in esilio e sia del governo tibetano in esilio, purtroppo rimane del tutto inascoltato. Quindi è chiaro che il nostro supporto continua a esserci e saremo sempre lì con loro per cercare di sottolineare che la repressione, il massacro di tibetani, il divieto di esporre l'immagine di Sua Santità il Dalai Lama per le strade del Tibet e di Lhasa,
l'aver distrutto il 90% dei monasteri millenari, secolari del Tibet, imporre la cinesizzazione di questo territorio, di fatto non aiuta e purtroppo crea un gravissimo gap di distruzione culturale, sociale e politica dello stesso popolo tibetano, che ha una sua identità, che ha una sua storia bimillenaria, più che millenaria, e quindi c'è da auspicare che oggi, che è la giornata mondiale dei diritti umani, quando una delegazione si recherà a Ginevra, alla sede di New York e alla sede di Nuova Delhi delle Nazioni Unite, ci possa essere ascolto rispetto a tutto il lavoro che in questi mesi è stato fatto dai tibetani in tutto il mondo affinché le Nazioni Unite finalmente si rendano conto che parlare di Tibet è parlare di diritti umani, non è un capriccio nazionalistico, è semplicemente un diritto di un popolo a vivere con serenità, con non violenza e con il massimo del rispetto della propria religione, del buddismo tibetano, che si ispira ai grandi valori della non violenza, possa continuare a esistere e non venga sterminato giorno dopo giorno dai cinesi. Grazie Sergio Lavasio. Grazie a voi. Buonasera amici, buonasera a tutti. Potrebbe essere un po' sconfortante questa esiguità che oggi qui a Roma rappresentiamo un po' malinconicamente. Potrebbe essere un po' demotivante se pensiamo a che cosa siamo stati capaci negli anni passati di mobilitare qui in occasione, soprattutto nel 10 di marzo, di altre ricorrenze importanti. Però io trovo invece che oggi le ragioni della nostra demotivazione non ci devono essere, perché mentre noi siamo pochi qui, in Tibet ci sono centinaia e centinaia, migliaia di tibetani che sono in piazza, che manifestano, che scioperano della fame, sfidano questo odioso regime che non sa rispondere a questa istanza non violenta, pacifica, da oltre 60 anni, che è sempre nel solito modo, che se si può peggiora ulteriormente. Io, vi conoscete tutti ormai, sapete, quando parlo perdo anche un po' il senso della diplomazia. Mi ricordo quando ho incontrato Sua Santità il Dalai Lama, che mi ha detto recentemente a Milano: dovete fare pressione sulla nuova dirigenza politica cinese, perché sicuramente ci sarà qualche cambiamento. E quella speranza di Sua Santità e anche nostra, purtroppo in questo momento, sta in qualche modo svanendo, una speranza che non sembra avere delle buone ragioni di esistere oggi, perché questa risposta è ignobile. Io, guardate, mi hanno detto recentemente che rischio anche la vita a essere impegnato per il Tibet, mi ha detto uno della polizia, mi ha detto: guarda, stai attento, io non è che posso cambiare me stesso per una paura così immaginaria. Può darsi che tutti rischiamo, può darsi di no, non lo so, ma io voglio dire qui davanti a questi che mi stanno riprendendo che non esiste al mondo un regime peggiore di quello di Pechino. Un regime che ha il coraggio di minacciare le famiglie di quelli che si danno fuoco, notate, non sono le famiglie dei kamikaze, sono famiglie di persone che si bruciano. È uno spettacolo terribile a cui noi stiamo assistendo da mesi, 28 persone nel mese di novembre, e non c'è stato un solo gesto da parte di queste canaglie di dire: ma vogliamo... Pensavo fosse per me l'ombrello, non voglio perdere il filo, attenzione, da parte di queste canaglie che governano questo regime immondo, che reagiscono con delle misure che sono prima ridicole. Vi ricordate un po' di mesi fa questa campagna di lusinga economica, prendere questi ragazzi di Kirti, di Naba, portarli a fare shopping a Shanghai, nei centri commerciali,
questo tentativo schifoso di comprare l'anima dei tibetani. Questi non hanno capito che i tibetani non si comprano, non si corrompono, non c'è intimidazione che li possa piegare, però provano tutto fuorché la strada giusta, che sarebbe la strada della comprensione, la strada del... Per me dovrebbero andarsene dal Tibet, ma visto che non se ne vanno, almeno cambiare la loro politica. Invece no, adesso addirittura hanno arrestato un monaco e un nipote perché sono, secondo loro, istigatori delle immolazioni. Hanno confessato che sono stati spinti dal Dalai Lama. Pensate voi se il Dalai Lama spinge i tibetani a bruciarsi. Quindi questa menzogna continua, questa bugia che schiuma dalle bocche di questi gerarchi, va bene, sanno solo mentire, hanno mentito per 60 anni sul Tibet, stanno mentendo adesso raccontando a tutto il mondo che in Tibet la gente è felice, che questi qua che si danno fuoco sono solo l'espressione di una minoranza insignificante. E tutti quelli che stanno manifestando adesso, tutti gli studenti, abbiamo visto le immagini, grazie a Dio, c'è il web, ci sono i telefonini, c'è internet, non possono più mentire questi, non possono più raccontare al mondo questa favola orrenda di un Tibet felice. Il Tibet non è felice, perché se fosse felice non si brucierebbero 100 persone in un anno e mezzo. E quindi adesso noi siamo pochi, ma là sono molti. Io credo che questo fuoco, purtroppo, da un certo punto di vista non si spegnerà, ed è un braccio di ferro morale contro questo regime immondo, veramente immondo, non ho un'altra parola, proprio per come reagisco. Queste facce vestiti di nero con queste cravatte, tutti pasciuti, in sette sono. Io veramente non so che cosa dire. Mi dico, oggi un giornalista mi ha chiesto: ma che cosa può fare la gente normale per aiutare il Tibet? E questa è una grande domanda da $1 milione. Cosa può fare? Possono iscriversi alla nostra associazione, possono venire qua, possono mandare le lettere ai giornali, possono scrivere alle redazioni delle TV. Avete visto oggi sulla stampa c'è un bel articolo di una pagina intera. Ogni tanto succede qualche cosa che ci rincuora e ci dice: non siamo soli, c'è qualche giornalista di qualche giornale importante, qualche giornalista di qualche emittente importante che ne parla, ma non è abbastanza, perché questa è una questione centrale del mondo di oggi. Il Tibet non è una questione marginale, il Tibet non è un problema esotico. No, ormai mi sono rotto di ripeterlo, il Tibet è un problema che riguarda tutte queste persone che vanno a fare shopping con i soldi che sono sempre di meno, tutte queste persone che hanno perso il lavoro, e dietro tutto questo c'è la Cina con i suoi sistemi, con i suoi metodi che applica in Tibet e applicherà anche da noi. Quindi se noi non cambiamo la Cina, non facciamo in modo che questo regime diventi più democratico e che capisca gli errori, avremo anche noi italiani, anche gli americani, anche tutti quelli che dicono il Tibet è un problema esotico, avremo sulla testa lo stesso problema dei tibetani. Questo è il problema. Anche lei, signora, con quel bellissimo ombrello rosso che passa qui davanti, deve sapere che il Tibet non è un problema lontano, ma è un problema che riguarda anche lei. Lei non ci crede a questo. Il Tibet è un problema della Cina, e la Cina è dentro casa nostra, con i suoi metodi, con le sue regole economiche infrante, con tutte le aziende che ha fatto chiudere in giro per il mondo, con i suoi prodotti schifosi, contaminati che ci vende. Questo volevo dirle, signora. Mi scusi se l'ho non aggredita, ma l'ho chiamata in causa, perché questo è un problema. Le persone pensano che noi stiamo parlando di cose lontane, stiamo parlando di cose che riguardano noi tutti, di questo magro Natale, di questi diritti umani. Oggi è l'anniversario della dichiarazione dei diritti umani dell'ONU. Va bene, quando ci fu questa cosa, il mondo si era ripromesso che non ci sarebbero più state colonie. Le colonie erano finite nel 47, 49, 50, i belgi, gli inglesi, i tedeschi, gli olandesi avevano tutti mollato le loro colonie, mentre questi mollavano le loro colonie la Repubblica Popolare Cinese metteva in atto un regime coloniale ottocentesco in un territorio indipendente, diverso completamente per lingua, cultura e religione. Ecco, noi nel 2012 sopportiamo la presenza dell'ultima colonia del mondo, la colonia della Repubblica Popolare Cinese in Tibet. Questa è una vergogna che deve finire, e io sono sicuro
sono sicuro che finirà, state certi, finirà. Grazie. Liberi TV, qui alla manifestazione a favore del Tibet in concomitanza di questo anniversario della Carta per i diritti umani, siamo in compagnia di Claudio Cardelli, che è presidente dell'Associazione Italia Tibet. Volevo con lui riprendere un pochino il discorso che prima avevamo già fatto in qualche altra domanda sull'approccio dell'Italia, sulla posizione dell'Italia a favore o non a favore, o l'indifferenza dell'Italia rispetto a questa questione tibetana? Guarda, l'indifferenza non è certamente della gente comune. L'Italia dai tibetani è considerato uno dei paesi più amici della questione tibetana, perché lo dimostrano i grandi successi delle visite del Dalai Lama in Italia, le folle oceaniche direi che vanno ad ascoltarlo, e non solo per ragioni religiose, ma anche per ragioni proprio di simpatia per la questione politica, diciamo così. Molto diverso è l'atteggiamento ovviamente delle istituzioni, che come in tutto il resto del mondo sono ovviamente blindate da tutta una serie di paure legate alla psicosi, diciamo, di irritare la Repubblica Popolare Cinese, la quale ovviamente ha sempre lo stesso tipo di reazione, sia che sia in arrivo il Dalai Lama, sia che gli si dia la cittadinanza onoraria. Abbiamo visto la magra figura del sindaco di Milano, Pisapia, che ha ritirato una cittadinanza onoraria che era stata data al Dalai Lama, e quindi c'è, diciamo, questo atteggiamento omertoso che psicotico, inconscio. La gente dice: la Cina è potente, date fastidio alla Cina. Noi non è che vogliamo dare fastidio alla Cina, noi non vogliamo, diciamo, ledere gli interessi economici, il commercio e queste cose qua, ammesso che siano poi fatti in un modo etico, eccetera, eccetera. Noi vogliamo che la Repubblica Popolare Cinese, che oggi esprime l'ultimo sistema coloniale rimasto al mondo, è l'unica colonia, il Tibet è l'unica colonia del mondo. Ora, una colonia la si può tenere in tanti modi, ammettiamo che dobbiamo sopportare questa presenza per ragioni di iperpotenza inaffrontabile, ma questa Repubblica Popolare Cinese vuole prendere atto che questi tibetani, 6 milioni di tibetani, soffrono immensamente sotto questo regime, soffrono per mancanza di libertà religiosa, per un sistema, diciamo, che gli è stato imposto anche dal punto di vista esistenziale, soffrono per l'impossibilità di studiare la loro lingua. Non è una favola questa, ci sono centinaia di studenti in questo momento che hanno un coraggio incredibile, che manifestano per le strade del Tibet per il diritto alla lingua tibetana, che viene emarginata, viene cancellata, viene in qualche modo anche definita come una specie di dialetto marginale, è stata definita marginale. Io capisco che la lingua degli Han è fondamentale in un miliardo, ma i tibetani amano la loro cultura, vogliono studiare la loro religione, la loro storia, e non vogliono sentirsi anche in qualche modo ridicolizzati, perché i cinesi fanno anche questo. I tibetani sono sempre stati considerati come dei montanari superstiziosi, in realtà non è così. La civiltà tibetana è una civiltà antica, molto peculiare, va bene, e molto raffinata, quindi è tutto il contrario, e poi molto diversa da quella cinese. Quindi ci sono tantissime ragioni per cui la presenza cinese in Tibet non è una presenza legale, sia di carattere giuridico internazionale, ma sia anche di carattere umano, direi. Cioè, i cinesi e i tibetani non hanno niente a che fare gli uni con gli altri. Ecco, quindi tornando all'Italia, purtroppo l'Italia è stata sempre una grande delusione dal punto di vista istituzionale, perché a parte Berlusconi, che lo ricevette nel 94 il Dalai Lama, credo non rendendosi tanto conto neanche di quello che faceva, però nessun capo di governo ha mai ricevuto il Dalai Lama, e tutte le volte abbiamo assistito a minuetti, eccetera eccetera. Questo vuol dire che Pechino, via Bruxelles in questo caso, scusami, soffia forte sul fuoco. Infatti sappiamo che arrivano regolarmente lettere di protesta alle emittenti televisive, ai giornali, qualunque evento venga messo in atto a favore del Tibet, immancabilmente arriva la protesta di Bruxelles. Ci sono stati paesi come la Germania, come anche l'Inghilterra, che hanno in passato risposto picche a queste interferenze, perché vede, i cinesi non tollerano interferenze nei loro affari interni, però regolarmente ficcano il naso negli affari interni degli altri paesi, come se un sindaco o un governo non avesse il diritto di ricevere un premio Nobel per la pace come il Dalai Lama. Quindi ci vuole più coraggio, ricordando sempre che la Cina è debole con i forti e forte con i deboli, come tutti i regimi. Un'ultima domanda, un pochino questa, volevo anche un po' per sottolineare la cosa, questa, diciamo, un po' retorica degli affari interni e affari esterni, ma i diritti umani non hanno una dignità che travalica le nazionalità? Assolutamente vero. Cioè, che cosa vuol dire gli affari interni? Tu a casa tua, tu intanto fai parte ormai di una, come posso dire, di un macrosistema che è quello planetario. La Cina è nel WTO,
La Cina è nel salotto buono delle grandi nazioni, la Cina è nei G5, G8, non so dove che, quali G. Quindi voglio dire, ci sono delle regole. Se tu frequenti delle persone vicino a casa tua che sai che massacrano i loro figli, che sai che violentano, non li frequenti. E perché noi dobbiamo frequentare persone? Perché sono potenti e ricche, questa è la ragione, ma è molto triste questo. Però io sono ottimista, perché penso che in Cina non soffrano solo i tibetani, ma soffrono tantissimo anche tanti cinesi, tante masse di lavoratori, quelli della Falun Gong, altre minoranze come per esempio gli Uiguri, di cui non si parla tanto, che occupano una regione grande più o meno come il Tibet, che era indipendente, che è stata occupata. Sono musulmani, parlano una lingua che è quella di Istanbul praticamente, hanno tratti, cioè è un popolo diverso, occupato dagli Han. Quindi anche la retorica delle 54 minoranze che compongono la grande madre patria, ma quale grande madre patria? La grande madre patria l'hanno imposta loro. Perché se no la gente, i mongoli della Mongolia interna, i Manciù che ormai sono spariti, è un grande problema, non sto dicendo che è una cosa semplice. Io chiedo veramente, non lo chiedo ai cinesi perché ormai so che loro non rispondono, però chiedo all'opinione pubblica, alle persone veramente, di tenere in mente questa cosa, che la Repubblica Popolare Cinese non può essere un nostro partner e comportarsi in questo modo, anche in quella che loro considerano casa loro. Il Tibet non è casa loro, il Tibet è casa di tutti e i tibetani sono esseri umani come tutti noi, quindi deve finire questa storia. Grazie. Grazie, grazie ancora. Grazie. Fare dove è bisognoso. Non comprare iPhone, questo famoso Lidia, come tuo nome, no? È un batteria, queste sostanze nascono in Tibet, miniere tibetani usano cinesi, questi iPhone, maggior parte fatto in Cina. Cosa fanno? 17 ore di lavoro continuazioni e 10 minuti di queste 17 ore, pausa, poi i cinesi vanno fuori di testa, tanti questi operai, questo tipo di comunque sta distruggendo non solo nostro fisico, anche nostra natura. Tutti i minieri portano in Cina, da Tibet Cina, perché questo mondo, sia popolo italiano, famiglia internazionale, non può stare zitti, non fai finta di non sentire, non fai finta di non vedere. Giorno domani toccherà anche su di voi, poi capirà. 40 anni fa io facevo manifestazioni, non comprare Made in China, non mi ha dato retta, forse ero giovane, adesso vedi, il nostro lavoro tutti portano in Cina, noi siamo senza lavoro, qui in Italia, io vivo in Italia, senza lavoro, tante famiglie italiane, anche incluse anche noi stessi. Grazie, ora nostra ex presidente Tutten, vi passo, dottor Tutten, grazie.